Terra amara anticipazioni. Zuleia finalmente riapre gli occhi. Demir chiede perdono a sua moglie. Un care Sevda, avranno un faccia a faccia. Garfur scopre che Apit ha ucciso Gengaver. Zuleia, al momento si trova nuovamente in ospedale poiché è stata sottoposta a un'operazione delicata a causa di una ferita vicino all'addome che ha messo in gioco la sua vita. Inizialmente, tutti hanno pensato che si trattasse di un tentativo di suicidio da parte sua, ma la verità è che è stata Mujviana ad intraprendere questo atto disperato. Il medico ha addirittura cercato di costringere Zuleia a togliersi la vita appendendosi a un albero, ma quando ha fallito, ha messo in atto un piano alternativo. Fikeli e Beijie stanno trascorrendo del tempo insieme quando ricevono la notizia che Zuleia è stata ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni. Fikeli, preoccupato, si affretta a lasciare la casa per raggiungere l'ospedale, mentre Beijie è incredula che Zuleia sia ancora viva e esprime la sua perplessità. Questa donna ha sette vite, non è possibile che non sia morta. Poco dopo, Mujgan torna a casa e esprime la sua frustrazione alla zia per non essere riuscita a eliminare Zuleia. Ora le due stanno riflettendo su come poter proteggere se stesse e evitare che Zuleia riveli alla polizia ciò che è successo dopo essersi risvegliata. Nel frattempo, le forze dell'ordine sono ancora alla ricerca dell'assassino di Gengaverati, ha dato a Rashid una considerevole somma di denaro per tenerlo tranquillo. Ma il giovane si avvicina a Fadik e durante una conversazione con Garfur confessa l'intera verità. Rashid confessa al fratello di Gulten, che è stato Atip ad uccidere Gengaver. L'ex caposquadra degli Yaman si mostra ora molto sicuro di sé nei confronti di Atip e non passerà molto tempo prima che inizi a ricattarlo. Garfur elabora un piano per vendicarsi di Atip. Adesso che ha l'uomo d'affari completamente sotto il suo controllo, è determinato a distruggerlo e metterà in atto tutto il necessario per portare a termine la sua vendetta, Garfure infatti userà queste informazioni per ricattare il marito di Nagy. Il marito di Sanier decide di mettere in atto un piano di ricatto nei confronti del presidente della Camera di Commercio. Gli invia una lettera anonima minacciando di rivelare il suo reato, a meno che non paghi una cospicua somma di denaro. Il presidente, preoccupato per le conseguenze, decide di accettare le condizioni del misterioso ricattatore e si prepara a consegnare una borsa nel luogo stabilito. Nel frattempo, presso l'ospedale, Ficheli ed Emir si concedono finalmente una conversazione franca in cui lo Yaman esprime il suo dispiacere per la difficile situazione in cui Zuleia si trova a causa sua. Ti prego. Ti Deve svegliare tesoro, dice Demir tra le lacrime rivolgendosi a Zuleia. In seguito, finché lei si incontra con Ilmaz, il giovane racconta al padre che non desidera più vedere né Mujga né Beijé. Akaya, non sopportando più la situazione, decide di divorziare non appena Zuleia si riprenderà. Padre farò ciò che avrei dovuto fare molto tempo fa, libererò Zuleia da quella prigione afferma Ilmaz. Al calar della notte Unkar percepisce che il suo mondo sta crollando e prende la decisione di confrontarsi personalmente con Sevda, la donna coinvolta in una relazione con suo marito. Il suo obiettivo è quello di chiederle rispettosamente di lasciare la sua famiglia in pace e di allontanarsi da loro. Unkar decide di tornare a casa e affrontare la donna. Lì la matriarca non esita a mettere al suo posto la nuova arrivata. Hai sempre voluto tutto ciò che mi appartiene, dalla mia famiglia, da mio figlio, da mio marito. Puntualizza, ma Sevda non starà zitta e replica dicendo che in passato la matriarca non è riuscita a separare lei da Adnan e Demir e non lo farà adesso. La madre di Demir contrattacca. Adnan aveva molti giocattoli, non pensare di essere speciale. Ma presto Unkar scopre che suo figlio Demir non ha mai interrotto la relazione con Selda. L'ho conosciuto quando avevo 17 anni e da allora non ci siamo mai separati. Io e tu, figlio, abbiamo condiviso molti momenti insieme ad Adnan, spiega alla signora. Unkar fatica a credere a ciò che sta ascoltando, ma la donna continua. Demir viene spesso a trovarmi. Questa è la sua casa. Ero la madre di cui tuo figlio aveva bisogno e lo sono ancora. I giorni passano e Demir non lascia mai il fianco di Zuleia, sempre presente accanto al suo letto finalmente. La giovane donna apre gli occhi e rimane stupefatta nel vedere Demir lì con lei. Nel frattempo, Yilmaz è presente dietro la porta e osserva il risveglio di Zuleia senza dire una parola. Demir si rivolge a Zuleia con sincerità: Perdonami per tutto il dolore che ti ho causato, hai rischiato la vita a causa mia. Devi vivere non solo per te stessa, ma anche per i nostri figli. Non ti separerò mai più dai tuoi bambini, saremo nuovamente una famiglia. Nonostante ignori i dettagli riguardanti il coinvolgimento di Mushgan, Demir assume la responsabilità degli eventi e crede che sua moglie volesse mettere fine alla propria vita a causa sua. Egli si scusa per tutti i momenti difficili che le ha fatto vivere e promette di ricostruire la loro famiglia credendo di averti perso per sempre, ho capito che il mio amore per te è più potente di qualsiasi altra cosa. Zuleia accoglie le scuse di suo marito e accetta la sua proposta di iniziare da capo. Tuttavia, è incerto se questo cambiamento di atteggiamento sia genuino da entrambe le parti, soprattutto da parte di Zuleia, che adesso più che mai desidera raccontare a Ilmaz che Adnan è in verità il suo figlio. Nel frattempo Atip prende la decisione di separarsi da Nagi. Come atto di vendetta, la donna decide di rivolgersi alle autorità e accusa suo ex marito di essere il vero assassino di Jengaver affermando che non continuerà a coprire tutte le sue atrocità. È arrivato il momento che lui paghi per ciò che ha fatto. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere altri video, iscriviti al canale.